abbiamo quindi scoperto, questa è la cosa gravissima, che questa situazione di mancanza di liquidità gravissima dell'ASI Frosinone non era stata comunicata ai sindacati. Noi avevamo avuto dei sospetti e quindi avevamo sollecitato questa riunione con l'azienda, abbiamo scoperto che quindi ci sono soltanto 739 euro nelle casse dell'ASI, questo vuol dire che non sono neanche assicurati gli stipendi per il prossimo mese, anzi addirittura abbiamo quindi chiesto e avuto risposta di una cosa che già purtroppo pensavamo di aver capito: non sono stati versati neanche i contributi relativi alla scorsa retribuzione di tutti i lavoratori della ASL. Questo per quanto riguarda il personale, chiaramente sono ripercussioni o comunque timori per il personale dipendente dell'ASL di Frosinone. Rischiano qualcosa in termini di servizi e prestazioni gli utenti della sanità Ciociara? Certo che rischiano, perché questo vuol dire che ci sarà quindi un giro di vite su tutte le prestazioni di lavoro straordinario. Personale manca, se non si può fare neanche straordinario vuol dire che ci saranno meno servizi, avremo sempre più reparti che chiuderanno e soprattutto a questo punto io temo che siano a rischio anche i contratti di lavoro di molti precari che sono in scadenza. Qui secondo me c'è un po' il gioco delle tre carte, perché a me pare che di questi tanto decantati risparmi in realtà, in sostanza, non vi sia manco l'ombra, è tutto su carta, è tutto fittizio. In sostanza noi vediamo che servizi vengono chiusi perché non ci sono dei costi che non si riescono a sostenere, i contratti di lavoro nuovi non vengono stipulati, quindi il personale va in pensione e non viene sostituito. Qui è troppo facile gestire una sanità semplicemente dicendo non c'è il personale, si chiude. Adesso sono a rischio servizi importanti come l'ortopedia di Sora, abbiamo visto che un altro servizio, l'UTIC da Nagni, è chiuso. È una cosa a cui noi non vogliamo rinunciare, la sanità pubblica è fondamentale, paghiamo le tasse, abbiamo diritto a che la sanità e i nostri ospedali funzionino, basta. Restano gravi le condizioni del direttore generale della ASL di Frosinone, Carlo Mirabella, colpito da infarto ieri sera nella sua casa di Alatri. Il manager, 62 anni, è stato subito soccorso dalla moglie e trasportato in ambulanza presso l'ospedale San Benedetto di Alatri. Considerata la gravità del quadro clinico, Mirabella è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, dove si trova tuttora. Il quadro clinico resta serio, ma da quanto si è appreso in mattinata, il manager sta reagendo positivamente alle cure. Mirabella è alla guida dell'ASL di Frosinone dal 2010, dopo un periodo da commissario.